Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi è lunedì, quindi nuovo video critica. E di cosa andiamo a parlare oggi, signori? Oggi andiamo a parlare di una questione che in realtà è nata ben un mesetto fa, ma che si è andata a concludere poche settimane fa, ossia vorrei parlarvi della diatriba che c'è stata tra Chiara Facchetti e Federico Fashion Style. Io dubito che serva un chiarimento su chi sia Federico Fashion Style oppure Chiara Facchetti. Credo che conosciate benissimo entrambi i personaggi, quindi direi di passare immediatamente ai fatti. Chiara Facchetti un mese fa un video: ho speso 3.500 euro per andare a farmi i capelli da Federico Fashion Style. Inizio col dire che a seguito di quel video qualcuno mi ha contattata privatamente per chiedermi di fare un video a riguardo, in quanto molti pensano che quel video di Chiara sia davvero davvero di cattivo gusto, in quanto si sa che in Italia odiernamente non è che si sta proprio una figata e che il lavoro scarseggia un poco. A questo punto però vorrei darvi la mia opinione su questa situazione. Iniziamo col dire che, per quanto mi riguarda, Chiara Facchetti può decidere di utilizzare i suoi soldi come meglio crede. Inoltre, ragazzi, secondo me, a mio modesto parere, Chiara, facendo questa cosa, cioè andando a Federico Fashion Style, è comunque rientrata nelle spese, anzi, secondo me, ci ha pure riguadagnato, perché fondamentalmente il video che ha pubblicato ha totalizzato 1 milione di visualizzazioni. Quindi, ragazzi, Chiara con quel video non solo è rientrata nelle spese, ma ha anche avuto un guadagno dal punto di vista monetario. Se guardiamo la situazione da un altro punto di vista, potrei criticare a Chiara il fatto di fare video improntati sull'acquisto compulsivo, mostrando parecchie volte capi lussuosi che, volente o nolente, conferiscono un falso valore aggiunto alla persona che li possiede. Per falso valore aggiunto intendo proprio questo: acquistare capi firmati non fa di te una persona migliore, fa di te una persona con addosso dei capi firmati. Punto. Il problema qui è che Chiara è seguita per lo più da ragazzine molto giovani che probabilmente si taglierebbero un braccio per poter acquistare una borsa di lusso o un qualunque capo di lusso. Chiariamo, il lusso c'è sempre stato, la differenza è che odiernamente viene esaltato, facendo credere a chi segue queste youtuber che potrebbero essere migliori comprando ed indossando quel determinato capo, quando in realtà ovviamente non è così. Ho letto tantissimi commenti di persone che hanno scritto: ma io con quei soldi ci avrei fatto un viaggio, io con quei soldi ci avrei fatto questo e quell'altro, io ci avrei pagato l'affitto, io ci avrei comprato una macchina usata, io ci avrei fatto una donazione a Padre Pio, io 3.500 euro dal parrucchiere non ce li spenderei mai. E fin qui tutto bene, ok, voi fareste dell'altro con quel denaro, ma non potete obbligare Chiara a fare qualcosa piuttosto che un'altra con i suoi soldi. È lei che decide come spendere i soldi che guadagna. Molti hanno messo l'accento sul dare valore ai soldi che si spendono, e qui però vorrei farmi una riflessione. Se percepisco al mese uno stipendio da 1.000 euro e in quella cifra devo farci star dentro le mie spese, la spesa per nutrirmi, le bollette, eccetera eccetera, è ovvio che 100 euro avranno un certo valore a fronte della cifra totale dello stipendio. Se però percepisco uno stipendio da 6.000 euro, capite bene che il valore dei 100 euro prima citati ai miei occhi cambierà radicalmente. Quindi, a mio parere, in questo caso la cosa varia da persona a persona. Io non ci rispenderei mai 3.500 euro per andare dal parrucchiere. Ma se Chiara Facchetti vuole farlo, ben venga, liberissima di farlo. Dopo questa introduzione bella spessa per chiarire la mia posizione in ambito, torniamo a parlare di Federico Fashion Style. Chiara Facchetti, all'incirca un mese dopo essere stata dal Federico Fashion Style nel suo salone, fa un altro video. Federico Fashion Style, un mese dopo, ecco che cosa è successo ai miei capelli. In questo video Chiara spiega in modo molto molto preciso, sia in 18 minuti circa, che Federico Fashion Style gli ha fatto un lavoro del menga. E quindi la nostra Chiara ha letteralmente buttato dalla finestra 3.500 euro, perché il lavoro che le è stato fatto in testa non è minimamente paragonabile alla cifra che effettivamente Chiara ha speso per ottenere questi capelli. Anzi, come se non bastasse, Chiara dice che Federico, con l'applicazione dell'extension, è pure riuscito a rovinarle i capelli. Giusto per non farci mancare niente, insomma. E qui vi lascio uno spezzone di video per farvi sentire una spiegazione ben più dettagliata dalla stessa Chiara. Però ho pensato a lungo e ho valutato se registrare questo video o non registrarlo,
per svariati motivi. Intanto potrei iniziare dicendovi magari di cosa si tratta. È il video appunto sui capelli, quindi sulle mie impressioni, la continuazione diciamo della recensione on the road che avevo fatto circa un mesetto fa andando nel salone di parrucchieri di Federico Fashion Style. E appunto sono stata molto indecisa se registrare questo video oppure no, non tanto per la questione che potrebbe generare critiche o comunque creare delle polemiche, ma più che altro perché in realtà non ci sarebbe stato motivo di registrarlo, visto che nessuno, cioè nei commenti, perlomeno né nei direct né appunto nei commenti sotto i video, mi ha segnalato o ha notato questa cosa, quindi avrei tranquillamente potuto non dirla. E dall'altra parte ero molto indecisa perché comunque, trattandosi come sempre di una cosa soggettiva, può essere facilmente interpretabile o anche non condivisibile. Però appunto è la mia esperienza, è la mia opinione. Secondo me lo scopo delle recensioni on the road è assolutamente questo, quindi di scambiarci le opinioni e di documentare quello che succede a me. Quindi, come vi avevo promesso, è giusto secondo me, anzi è doveroso secondo me, dare un aggiornamento su come è andata e come si è evoluta tutta la mia questione capelli. La settimana scorsa, non so se vi ricordate, ma in un vlog vi ho anticipato che sarei dovuta tornare dal parrucchiere perché purtroppo la prima fila, quindi la fila intera di ciocche, insomma di extension che avevo, era stata messa secondo me in modo un po' scomodo, comunque era troppo alta e troppo visibile in un punto che vi avevo appunto fatto vedere in quel video. Il martedì sono poi andata a Milano e ho preferito andare direttamente in un altro parrucchiere, come tra l'altro mi avevate consigliato anche voi, perché questa tecnica delle extension cucite effettivamente è una tecnica molto diffusa. Senza creare suspense e rimandare troppo la cosa, vi dico subito che questi non sono i capelli che ho messo quando sono stata da Federico Fashion Style. Queste nuove extension le ho su da circa una settimana e appunto non ho ricevuto commenti a riguardo, anzi in realtà ho anche screenshotato alcuni commenti. Non so perché, ma le extension che hai stavolta sembrano davvero i tuoi capelli. Poi c'è scritto: non si vede la differenza come altre volte, sono davvero stupende, Chiara, hanno un effetto più naturale. In realtà questo commento l'ho ricevuto appunto pochi giorni fa, quando già stavo registrando i video con queste altre extension e non con quelle che avevo messo da Federico Fashion Style. Quindi, come vi dicevo, avrei sicuramente potuto evitare di fare questo video perché non c'erano state segnalazioni a riguardo, e questo tra l'altro mi ha fatto molto riflettere perché significa che il risultato non era poi così differente o comunque non era poi così sbalorditivo rispetto alle altre volte. Vi spiego meglio: praticamente vado a togliere per far spostare principalmente questa ciocca e con la parrucchiera ci siamo rese conto che i capelli erano veramente molto 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 provati, e probabilmente è dovuto al fatto che questo tipo di extension, quindi questo tipo di ciocche, per il mio capello non vanno bene, nel senso che tendono a sono molto molto pesanti, quindi sicuramente tendono a tirare in giù il capello molto di più rispetto alla singola ciocca di cheratina. Il problema è stato che purtroppo i miei capelli si sono spezzati, quindi la situazione senza extension, vi assicuro, è molto più tragica. Già io ho tre peli in testa perché sapete che ho pochi capelli, il fatto che si siano spezzati così tanto mi ha parecchio spaventata, quindi le ho chiesto di togliermi tutte le ciocche che avevo. Quindi appunto i miei capelli erano super super indeboliti, perciò io ho voluto comunque provare a rimettere le extension, queste con la cheratina non a caldo, solo che abbiamo impiegato veramente tantissimo, perché credo circa 3 o 4 ore a rimetterle, perché essendo così indeboliti la parrucchiera non si è fidata a mettermi le ciocche come mettiamo di solito, invece mi ha fatto tutto un lavoro di pulizia della ciocca, le abbiamo divise, quindi ho ciocchettine piccolissime, è per quello che non vedete più tantissimo volume. Io è una cosa che sinceramente noto, però per far sì che il capello si riprenda un attimino non potevamo attaccare niente di troppo pesante. Successivamente Chiara pubblica un vlog in cui dice che ha provato a chiedere un risarcimento al Salone delle Meraviglie di Federico Fashion Style, ma purtroppo le è stato negato. Tradotto: hai pagato per farti rovinare ulteriormente i capelli? E hai pagato anche profumatamente? Vabbè, pazienza, dai, cose che succedono. La situazione in ogni caso poteva anche concludersi qui,
Ma no, perché Federico Fashion Style la professionalità ce l'ha sotto le scarpe. A seguito dei vari video di Chiara Facchetti, Federico Fashion Style ripubblica una stories su Instagram che onestamente a me, ragazzi, ha lasciato un attimino perplessa e basita. Ed è per questo che vorrei leggervela. Iniziamo col botto. Boh, mi sembrate un po' tutti deficienti. Vi lamentate che Federico Fashion Style ha dei prezzi esorbitanti e che fa dei lavori osceni? Beh, intanto prima di parlare andate a provare personalmente, perché siamo tutti capaci di dire ciò che non ci piace. Ah, e non fidatevi di Chiara Facchetti perché è cogliona peggio di voi. Favoloso. In tutto ciò forse non avete chiaro che voi pagate il marchio, pagate il prodotto, pagate le vacanze allo staff, non di certo il servizio meraviglioso di una qualità pazzesca, perché nessuno lo ha mai promesso. A parte il cattivo gusto dell'appellare una ragazza cogliona, semplicemente perché si è dimostrata insoddisfatta di un servizio che ha usufruito e che ha pure pagato profumatamente. E in ogni caso, l'ultimo passaggio di questa Instagram Stories a me, ragazzi, lascia molto molto interdetta e basita. Ecco perché ve lo vado a rileggere, perché vi giuro, io quando l'ho letto sono rimasta almeno per 5 minuti così, e quando ho sentito il mio fidanzato e gli ho letto questa cosa, gli ho detto: ma amo, ma secondo te ha senso questa cosa? E anche lui ha fatto una faccia del tipo. Quindi siamo lì. Io non ho ben capito che cosa intendessero esattamente, anzi forse l'ho ben capito ed è questo il problema, l'averlo capito. In tutto ciò forse non avete chiaro che voi pagate il marchio, pagate il prodotto, pagate le vacanze allo staff, non di certo il servizio meraviglioso e di una qualità pazzesca, perché nessuno lo ha mai promesso. Ora, ragazzi miei, una domanda qui mi è sorta spontanea. Quindi mi stai dicendo che io pago il marchio, il prodotto, ma che la qualità del servizio potrebbe anche fare schifo? No, perché non mi è del tutto chiaro, mio caro Federico Fashion Style, eh? Perdonami, Federico caro, gioia del mio cuore. Chiara Facchetti ti ha portato un guadagno non indifferente. Se ti ha mosso delle critiche perché il lavoro che le hai fatto in testa aveva delle pecche non indifferenti. Quindi trovo questo comportamento incredibilmente immaturo e maleducato. E onestamente, anche se guadagnassi 30.000 euro al mese, ok, io nel tuo salone non ci metterei neanche un mignolo vedendo come tratti le tue clienti. Un bagno di umiltà solitamente non farebbe male a nessuno, ma caro Federico Fashion Style, tu nel bagno di umiltà ci devi sguazzare anche un pochettino, perché passare così da maleducato è davvero davvero grave. Ma io mi chiedo che cosa cavolo gli passasse in testa quando ha ripostato queste stories. Aveva le scimmie urlatrici nel cervello, ragazzi, per forza. E in caso non l'abbia ripostata lui, ma l'abbia postata qualcun altro che gestisce il suo profilo Instagram, io spero che quel qualcun altro in questo momento non abbia più un lavoro. Oltre ad appellare una tua cliente come cogliona, vai anche ad ammettere che il servizio nei tuoi saloni potrebbe fare pena e compassione, perché le clienti pagano i prodotti, il marchio e le vacanze allo staff. Federico, ma che cosa stai dicendo? Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Ok, ragazzi, io vi ho risparmiato questo video. Spero vivamente che questo video possa esservi stato simpatico, carino, vi abbia fatto passare un pochino di tempo in allegria. Io vi auguro un buon inizio settimana, buon lunedì, vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.